件违规异常，了解详情请按零，由华语客服为您服务。Che hai fatto allora? Minchia palmucci, ti ammazzo. Ti ammazzo. Poldo nega TikTok oggettivamente. Oh, raga, scusatemi, ma io sto periodo da TikTok ce l'ho contro, perché più passa il tempo, più la mia teoria sta andando avanti. E io probabilmente diventerò uno di quelli della terra è piatta, come si chiama, i cospiratori. Diventerò uno di quei cospiratori fra uno o due mesi per le teorie di TikTok, che probabilmente sono l'unica cospirazione vera su quanto sto social stia facendo il lavaggio del cervello alle persone. Mamma mia, sembra che io sono l'unico che lo sta notando. Allora, mangiare le arance mi sta facendo sporcare un sacco le mani. No, comunque oggi non ci siamo, non ci sono le penitenze. Oggi mi reaction su Discord. Vi do il tempo di prepararlo, anzi guardate, vi faccio vedere qua. Ok, guardate qui, boom! Allora, per consigliare, per mandare i meme di oggi, punto esclamativo Discord per entrare nel gruppo, cioè nel server Discord. Il canale si chiama Meme Epichi, lo trovate scritto qui in alto a sinistra, c'è anche il messaggio pinnato in realtà. Trovate tutto quanto e potete praticamente iniziare a pensare quelli da mandare, perché ancora deve essere aperto. Partendo dalla canzone di Battleblock, bellissimo. E no, in realtà volevo anche spoilerarvi che è già in premiere il video di domani, che sarà un bel video su Google Maps e in particolare sulla città di Addis Abeba in Etiopia, perché è una cosa fighissima e probabilmente diventerà un bel meme per le prossime settimane, quindi il video di domani sarà molto importante. Ma perché mangiare le arance così, cioè ti fa spray, cioè ti fa cadere un sacco di cosa, come il liquido? No, no, Prince, fermo. Fatemi buttare questo e arrivo, butto l'arancia. Oh, senti qua, roba. Ma è cos'è? La chiamavo la bocca di rosa, facevo l'amore. La chiamavo la bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena sceso alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. Basta, fuoco, però onestamente questa OST di Animal Crossing, non so perché nessuno non ha ancora fatto un mashup con Bocca di Rosa, però no. Ci sta da Dio. Allora amici, stasera abbiamo un bel meme reaction. Prima di aprire il canale vi ricordo di inviare solo un meme alla volta. Questo canale ha una slow mod, quindi pensate bene al meme che volete mandare. Non inviate roba cringe, perché che palle, raga. Meme nuovi, meme freschi, meme di questa settimana, anche perché questo è un periodo dove sto guardando un botto di meme. Quindi ci partite male. Ci partite molto male. Madonna che rutto. Grazie a tutti per i bit. Grazie a Fabro per i 104 bit. Le Brioch, grazie a Dalepunk per i 10 bit. Nightwolf, grazie del Prime. Fral, grazie al 21esimo mese. Cane Mandarinesco, grazie all'11esimo. Emma Metal, grazie del 4. E basta, ciao ragazzi, bentornati e benvenuti a tutti quanti. Allora, quindi non inviate nemmeno Black Humor, vanno bene sia foto che video, no messaggi testuali, no link, quindi devono essere proprio caricati effettivamente nel canale Discord. E mi sa che dopo sta live toccherà aprire Reddit, così iniziamo a... No, non ho detto niente, dimenticate questa frase, non ho detto niente. Prince, puoi aprire il canale e io inizio con i primi memori. Che mi sa che già sono qui. Allora, only no I shut the fuck up, you're unfunny in any of you. Shut the fuck up, you unfunny 9-year-old. Ohio meme, mi devo soffiare il naso proprio per l'Ohio meme. Sono contento che la gente abbia smesso
del sono io, le meme reaction sono costituite da un ciclo. I primi meme sono belli e poldoriti. Arriva qualche meme noioso e i meme iniziano a scimare. Poldo si lamenta e i meme diventano divertenti, sono rari. Minchia, ma sai che tutte i meme reaction sono così, porca puttana. Ohio meme. Madonna, butter, cazzo, basta, non riesco più a vederlo. Non riesco più a vederlo. Tutto è riempito l'intera memoria del telefono. Mamma mia. Manca il dolce tocco di una signora per risolvere questi problemi. Comunque devo cambiare telefono, a proposito di telefoni che collassano per colpa di Battle Cats, perché il mio ormai, boh, piano piano sta iniziando a cedere, i primi colpi si stanno sentendo, boh, probabilmente sarà il momento che mi prenderò per la prima volta in vita mia, nonostante me ne sia sempre lamentato, un Oppo. No, dovevo dire iPhone, però non credo mai prenderò un iPhone. Ah, bro, l'Asus che muore è impossibile. No, sta morendo. È che ha tipo 2 anni di vita e piano piano sta... 888. Xiaomi. Caspian Sea, Iran, Persia... Allora, io questo meme non so cosa sia precisamente. Ma non ho idea di cosa sia questo meme. Però c'è un gatto con lì, ok. La live di domani sera su YouTube sarà proprio sulle cartine geografiche inutili. Questa è... Cioè, ma qual è il prompt che ti ha fatto pensare a questo me? Non ne ho idea. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Internet. Sei un ottimo tool per la nostra vita di tutti i giorni, però poi generi cose tipo queste. Nessuno ne sentiva il bisogno e tutti lo fanno. È come Rule 34, nessuno ne sente il bisogno eppure Rule 34 continua a essere aggiornato. Quando ho visto il film di Super Mario, c'è stata una parte dove Peach è salita sulla moto e si è visto tipo il di dietro. Ecco, là è stato il momento dove mi sono girato verso Sedia, che era accanto a me, e gli ho detto: domani Rule 34 sarà pieno. Lui si è girato verso di me e mi ha detto: io odio internet. Perché internet è così? Vi ricordate Shaq? Che ogni volta c'era tipo il meme No Shaq Please, che faceva i come si chiama? I disegni mega and not safe for work di tutti i personaggi famosi. Ah, spoiler! Ma che spoiler? T'ho detto solamente che si vede il culo di Peach, per l'amor del cielo. Basta, vada avanti. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face. Effettivamente non c'è nessuno che nella trap inizia a cantare lirico. Prendo nota. C'è 142p. No, Windows XP Gangster Edition. Ma poi con la schermata di caricamento di Scarface per PS2 o per Wii, che cazzo era? Non mi ricordo manco che console era. C'era un videogioco di Scarface che io ho giocato tantissimo, registrato su Nintendo 3DS. Scarface gioco. Io l'ho giocato un botto su Scarface The World Is Your. È un gioco per PlayStation 2, PC, Xbox e Wii. Era letteralmente Grand Theft Auto, però low quality. Era bellissimo, potevi ammazzare tipo i messicani o i cubani. Questo ho visto un sacco di volte. I love you, Lois Pudishmit. You can't just marry Quagmire. Of course I can. He has 50 million power because he chose the Vikings, which gave him an increased capacity for collecting resources. Well, I have 80 million power. 80 million teach us how. Well, Quagmire, you chose the wrong civilization. Io spero che questo sia un canale di meme famoso, tipo che ne so, Donald Duck, che gli hanno chiesto di fare la sponsor e l'ha fatta tramite questo meme. Io spero davvero di... Io quando mangio le arance, sto io, poi ho spaccato l'arancia poco fa, porco Giuda. Basta. Flip your phone upside down for boobs. Oh, meglio di no, dai. Meglio di no. Il bro pensa di essere morto per i nostri peccati. Oh, questo sarà tipo un meme da malevisione, come si chiama? Ma tu sei da PC? Sì, sono da PC. Non mandarmi messaggi su WhatsApp. 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 Non mandarmi messaggi su WhatsApp.
Sbaglio, era la cazzo di cosa del, della Svizzera, tipo, che cazzo è? Alternativa WhatsApp. No, queste foto erano tipo come saranno i telefoni nel 2024. Tipico meme da Lil Pipa comunque. Regione Lombardia. Perché mi ricordavo Svizzera? Era quella della regione Lombardia. Ok, perfetto. Bello. Non mandarmi messaggi su WhatsApp. Non mandarmi messaggi su WhatsApp. Ma la scelta delle immagini è anche peculiare. Callisto, grazie al terzo mese. Damon Coffee, grazie del Prime. Belli, benvenuti. I think there is something wrong with me, though. No, poverino, dai. Dudu, cazzaiola. Un ozzo, dai. Oddio, che bello il tricchetto. Questo è finto, è un po' pazzo. No! Sei pazzo, c'è tasse. Tutto, niozzo, ma... Madonna, ma l'ha proprio risucchiato. Vabbè, questo è un trichego, ma non ha le zanne, perché? Oddio, sto facendo un poco di cacio e maccarone, però generato da un'intelligenza artificiale? Sto facendo un marone cacio e maccarone! Ok, è quello originale. Ho visto che di recente hanno fatto... Sto facendo un po' di cacio e maccarone, però generato dall'AI. Beh, tipo, ho creato un incubo orrido allucinante. You're now listening to... Rock FM, where we play nothing but rock, rock, and more rock. This ain't your granny's station. I'm waking up. Oh mio Dio! Allora, ragazzi, dovete sapere una cosa molto importante, ovvero che nel 2000 è... Mi sa che 2021 o altro c'è stato un mio amico che dopo aver sentito il jingle di Radio Freccia, mi pare, che Radio Freccia è quella radio, sai, italiana, mega rock, quelli che fanno rock time, e praticamente ha detto va bene dai, prendiamola per il culo, ed è letteralmente la stessa cosa. Spero sia questa. No, perché non me la apre? No, non me la apre. Vabbè, sta di fatto che era tipo il jingle di Radio Freccia, c'era tipo sì, rock duro, il vero rock, e poi tipo cadevano tubi di metallo, esplosioni, e poi partiva, come cazzo si chiama, quella di Ed Sheeran. Tun, 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 tun. Niente, è stato troppo inner come meme. Ice cream? 早上好，中国！现在我要冰淇淋，我喜欢冰淇淋。Il suono dei chihuahua mi terrorizza. I loved her! Questo stronzo qui, sì, proprio lui. Figli puttana, sto infame bastardo. Ma è letteralmente un gattino con un cappello. Ma perché? Va bene, sono d'accordo. Lo sporco può essere un grande problema. Il bello è che io lo so, cioè, capito? L'ho visto così tante volte questo meme, così tante volte mi sono preso sto R-Rape, che ormai non l'ho capito. Cos'è? R1 Orange Brain Cell. Scusate, è il momento di fare ricerche. Ho bisogno di sapere che cos'è questa cosa, quindi... Oh... Perché si vede così? What the fuck? Ok. Orange Brain Cell. Un subreddit dedicato ai gatti arancioni. È credenza comune che tutti i gatti arancioni hanno un'unica cellula cerebrale. Ok, quindi la lore è che i gatti arancioni sono stupidi. Questo è vero, questo è potenzialmente vero. Però non ho capito il contesto. Quindi come si fa bisogno no, per poter montare in qualsiasi momento il turno nella sua cattenazione per non... Ok, vuol dire che tutti i gatti arancioni hanno in comune una sola cellula cerebrale, la possono usare un momento alla volta a testa praticamente. Ho capito, è molto bello. Perché si vede così male? Ok, ora si vede bene. È molto bello. Il mio gatto è cretino, ma è bianco.
Il mio arancione ti posso assicurare che è effettivamente scemo. Emma, grazie per i 50 bit. Grazie Piroxan per l'11esimo mese. A Mr. Black per il Prime. A Pane Bianco per il 22esimo mese. Ciao ragazzi, bentornati. Grazie della sub. Number 12. Madonna, sti cazzo di TikTok. Buona Pasqua! Come si legge questa cosa? Come si legge? Buona Pasqua. Buona Pasqua. Non credo si legga così. Ti odio, amore. Ti odio. Scusa questa cosa. Buona Pasqua! Ok, è tutto così. Molto bello, grazie Jesus. So why didn't I flinch? Because the laws of science differ fundamentally from those of... Ok, format di 30 anni fa. Donna con spada. Potrebbe essere tranquillamente tipo il booklet di un album black metal, boh. Hey yo. È una carpa. Ok. Io l'ho visto identico ma con Freebird. O sbaglio? Mi sa di sì. Principessa, famo un giro. Dai, piscio. Ragazzi, dobbiamo prendere Esso de Roma e togliergli la capacità di fare i meme. No, non è vero, scusate. Ash baby, let me spoil you tonight. Cazzo, cena di classe per San Valentino. Come si scarica? Così, ecco, rubato, stolen. Se questa è Ultimatrix, activa función, reparación celular. Activando función, torsión testicular. No, espera. Ok, quando sono in verticale già mi preparo che sono reato di cringe TikTok. Puh, ti dico subito che io sono il sovrano del team Blaspa. Però qualcuno doppi questa scena, vi prego, con Winnie the Pooh che alla fine fa... Oh, rabbia. Siamo chiusi per assistenza a domicilio. Per info chiama 35 33 122 434. Grazie. Ma perché 353 l'hanno messo staccato? Minchia, che fastidio. Papa Blu. Ok. That's beautiful, Katie. Ok, vecchio. Cosa cazzo è? Estratto dalla live con sedia dell'altra sera. Molto bello. Palle.com. Non esiste veramente palle.com. Lo sto cercando ma nello schermo a sinistra. Oh mio Dio, esiste? Oh mio Dio, palle.com esiste veramente? Credo sia danese il tizio, perché c'è la bandiera della Danimarca. Palle Bohon Andersen. Ah sì, è un life coach danese che si chiama Palle. Vabbè, è grande piedi. Turisti a Matera dopo aver visto un sasso. Lore. Ho bisogno di lore. Non l'ho capita. Che cosa succede con i sassi a Matera? Qualcuno può dirmi la lore, per favore? Argartur, grazie del TR1. Grazie a Giulia per il secondo mese. E a Lufranci, ho bisogno della lore. I sassi di Matera. Che vuol dire i sassi di Matera? Si lanciano i passanti. Ciao, Dolling Tattoo. Mi sembra sapere che siamo coetanei. Sassi Matera sono tipo delle case antiche. Matera è conosciuta solo per i sassi di Matera. Quello che c'è da sapere. Ah, sono delle case. Sassi di Matera. Ah, sono... Matera è conosciuta solo per queste cose. Perfetto, ok. Turisti a Matera dopo aver visto un sasso. Ok, adesso l'ho capita. Scusatemi, ragazzi. Ho messo un... Madonna, ma perché sono retrocesso a Boomer Mod per capire questo meme? Mamma mia. Buona Pasqua. Eurospin presenta l'incredibile storia della Cola Blues. Un litro e mezzo. Basta, è vecchissimo. Well, cosa cazzo è?
Inserire battuta sul Capodanno a Napoli, no, è abbastanza scontata. Inserire battuta su Seconda Guerra Mondiale, no, è abbastanza scontata. Inserire battuta su io quando sborro, no, anche questa è abbastanza vecchia, scontata e cringe. Inserire battuta su, no, perché dobbiamo inserire una battuta per forza ogni volta che finisce un meme? Non possiamo solo goderci un tizio che spara i fuochi d'artificio dalle braccia. Ok, continuiamo. 5 1, numero 1. Basta sti top 5 shit posti che non mi fanno più ridere. Poldo si accrocenza del recente terminato torneo di eliminazione delle province italiane svolto su R Italia. Se sì, che ne pensi della vittoria di Mantova? Non so cosa sia, mi devo informare. Hai detto R Italia? Pasta, pizza e mandolini. Top 5 assassini del torneo regionale. Ma cazzo, non avevo idea. Mo' mi informo sul... Ah, ha vinto Mantova. Perfetto, bel torneo. Checo. Comunque, a me fa troppo ridere che questi sono tipo quelle applicazioni che trovi sul Play Store, tipo Swipe Face oppure Face Up, no? Così vedo come sono con i capelli lunghi, così vedo come sono con la barba, no? E quindi tu vedi questa signora tipo di 40 anni o questo ragazzo, magari sui 16 anni, che continua a dire no, ma ti pare la privacy su internet è importante? Ma ti pare che vado a mettere la mail in questo sito per la privacy? Però non si fa nessun problema a caricare la propria faccia in un possibile spyware cinese chiamato tipo FaceApp o roba del genere. Grandi ragazzi, siete mitici. Hey, you wanna buy? Minchia Caverzano, minchia il progetto comunale. Che cazzo è? Hey, you wanna buy? Ok, format vecchio l'avevo visto col cane che si lanciava. Chainsaw Man, l'anime Chainsaw Man, io l'ho visto, anime, cartone, io l'ho visto, perché io manga, io anime, io otaku, io web life, io Chainsaw Man, è meglio rispetto agli altri, tipo Attack on Titan, io l'ho visto, Chainsaw Man, tutti, Chainsaw Man, capito, Chainsaw Man, average tizio che ha guardato un cazzo di cartone animato ogni volta che vede Chainsaw Man. Sono gatti che si menano, però. Il concetto di base è che sono cani che si menano. Cani, vabbè, gatti volevo dire. Gli andrei. Yandere AI Girlfriend Simulator. Siamo sempre più lontani da Dio ogni giorno. Torre di rame. Oddio che carino. Oddio che carino, rane. Che poi ho scoperto tipo che le rane vanno toccate con le mani bagnate, che sennò si fanno male. Informazione inutile del giorno. I have two sites, dromedario di Villa Seta, dromedario di Villa Seta. Qual è la differenza tra i due? Che uno è in negativo, l'altro è in positivo. Mamma, dove è nascosto le Nichelli? E il che lo dice l'OS? Questo cos'è? Ok, basta, questi sono cringe. Andiamo direttamente a quelli... Come succedono queste cose? È lì su! Ah! Come lo ammazzo? Non si ammazzano i ragni! Ah! Dove sei? Dove cazzo sei? Ti vedo, eh? No, dove cazzo sei? C'è un ragno! Ah! Ah! Come lo ammazzo? Non si ammazzano i ragni! C'è un ragno! Come lo ammazzo? Ho un calzino! Aia! La violenza non è mai la risposta, perché la violenza spesso è quella che porta alla...
ci su Ragnarok, calzino, sono una merda, ma io non mi dispiace. Mi dispiace un sacco, Ragnetto, scusa, è che mi facevi paura. Poi era, cioè, raga, era tipo così, cioè, non è possibile questa cosa. E fagliela usare la mano, così non morde. Perché? Che ho fatto con la mano? Bria, grazie per la sub regalata, grazie ad Advolance per il 12° mese, a Pappini Raul 56 per il Prime, a Stagadet per il Prime. Minchia, dovevo usare il phone, avete ragione, la prossima volta ci provo. È molto bello il meme su Slagor, però io volevo andare... Ah, questi qua è quando sono partiti. Ah, ok, quindi qui, vai. I hate the dog. Ok. Questo è... Ciao Axo. Bro, ma... Tutto bene? Ciao bro. Oh, wait che... Non aspetta che non si è sentito perché non manca la fonte audio. Wait, ok. Adesso si dovrebbe sentire. Ciao Axo. Ciao. Sono entrato per sbaglio. Ah, hai tipo cliccato la stanza e sei entrato. Ho cliccato il server, poi la stanza, cioè... vabbè. Ok. Ciao ragazzi, buona serata. Ah. Dai, ciao, bello, ciao, buona Pasqua. Buona grazie Pasqua. Anche a te. Ah, è vero, auguri a tutti. Ciao. Famiglia. Ciao. Così. Interventi, mi sa che Axel ha sbagliato a cliccare su Discord, va bene, va bene. Fox Bobo, grazie del Prime. È una... un cockroach. Cockroach. I have two sides. Datemi, porca troia. Così torno a fare la fame. Io preferisco quello a sinistra, ok? Allora, questo video va spiegato perché così non fa ridere. Dovete sapere che questa qua è l'esatta inquadratura della mia vecchia casa. In centro a Ravenna, ok? Io abitavo qui. Questo qua che vedete correre non è altro che il mio vecchio coinquilino Gonk o Leo. Ecco, quella volta Leo era poverino, aveva bisogno di soldi e quindi gli abbiamo proposto un panino. E quindi gli abbiamo detto, bro, ti compriamo un panino. Per questo panino però, per guadagnartelo, devi uscire di casa senza maglietta a mezzanotte e correre per strada urlando con il tuo cane in mano. Voi non lo vedete, ma in quel momento lui ha un barboncino in mano. Sta correndo. Mi ha messo così perché ha il cane messo così. Sta effettivamente così non si vede, però cioè, se guardate bene si vede il cane tenuto così da sopra. Allora, mi ero dimenticato di questo video. Mi ero dimenticato di questo video, però era Gonk Bing Bing Gonk. Bagnino quando un vecchio sta affogando in una parte di mare non corrisponde. Che poi, tipo, Lido ho scoperto che non è il nome dei non me ne frega un cazzo, perfetto. Ho scoperto che tipo in Sicilia io li chiamavo i Lidi, il Lido. Però ho scoperto che in realtà il vero nome è stabilimento, quella nella zona, cioè il vero nome è stabilimento balneare. Tipo nella zona Roma lo chiamano stabilimenti, qui in Emilia Romagna li chiamano bagni. Io non lo so. I veri meme iniziano alle 20:34, fuck, hai ragione. Sono qui che iniziano. Scusatemi, mi sono sbagliato. No, però ormai vediamoli questi qua, cioè sono pochi. KFC. Relax and take notes. Wanna smoke. If you wanna fall, gun smoke. Biggest smoke the layer. The best layer. Ho tipo cannato a livello ritmico, tipo la prima parte, però ci siamo. Gatti che fanno robe, ragazzi, non... Io l'ho sempre chiamato i bagni, capito, vabbè, ma tu sei milanese, quindi non vale. Star Shaped, grazie al tier 1, modo. Moto. Va bene. Good morning, Rupert. Please tell me you set the timer on the coffee maker because I completely forgot. Cherry? Another cherry? Oh, come on, one more. Ok, comunque è bello che
I Maneskin hanno smesso di far parlare di loro per la loro musica, adesso fanno parlare di loro per tipo Damiano dei Maneskin molestato al concerto e robe del genere. Molto bello. Corn Dog, this is a Corn Dog. Corn Dog, oh my god, it's freaking dog. Corn Dog. Here we go. Hang on guys, I'm getting a snack. Va bene, non ho... Allora, io capisco che avete un libro di storia in cui potenzialmente io assomiglio a qualcuno, perché mi hanno inviato una roba come 100-200 persone nel loro libro di storia in cui ci sono io, a quanto pare. E aggiungo un'altra cosa, che circa 4 milioni di persone mi hanno inviato una foto qualsiasi volta vanno in un ristorante, in una panineria, in una hamburgeria che si chiama Poldo, oppure a un panino che si chiama Poldo. Vi spiego, non si chiama così per me, ma perché letteralmente il personaggio conosciuto al pubblico medio, Poldo, è in realtà quello di Braccio di Ferro che mangia i panini. Ecco svelato il mistero, quindi non c'è bisogno di mandarmi la foto. Cazzo! Chi è veramente Paola? Sui social scopriamo che, come immagine del profilo, ha un... Ma basta, sto cose vecchio con la fame. Mio, me sto cagando. Se mi sale la caca. Ai. L'ho visto troppe volte questo qua, ormai ogni tanto mi fa ridere, però basta. Bastardi, chiamo da re. Madonna, ha fatto malissimo. Cosa cazzo è? Tipo un uovo di Pasqua gigante. Buona Pasqua, signori. Vabbè, questo rimbalza, vecchio. Ma chi è? Erratorix. Ok, Erratorix. Questo gattino spinge fortissimo. Nel prossimo video gli farò dire tipo iscriviti, metti mi piace e vabbè, fai professionals have standards. Io questa foto non riesco più a vederla, quella foto. Non c'ha l'audio. Ah, queste sono tutte le versioni di Poldo Dance to... No, è tutto Never Gonna Give Up. Perfetto. No, no, piano, piano, piano. 20 meno 20, 25 meno 25. Non ho capito. Ah, sì, fanno la stessa cosa. 5 per 4, 20. 5 per 4, 20. 20 meno 20 fa 20. E questo è 5 per 5, 25 meno 15 fa 10. Fa 10. 20 meno 20, 20. No, fa 0. Quindi già qua è sbagliato, capito? Cioè, vedi che già qua è sbagliato, capito? Ma è 25 meno 20. Ma guarda, qua dice 5 per 5 e 5 per 3. Ah, non è un 3 quello. È un 5. Scusate, ho letto male. Era un 5, non era un 3. 25 meno 25, ok. Allora, mo qua come si fa? Si fanno prima quelli là dentro la parentesi, ovvero... 5 meno 5 è 0, 5 meno 5 è 0, 5 per 0 fa comunque 0, come 4 per 0 fa 0, ok, 0 uguale 0. 4 uguale 5, no, questa cosa è sbagliata. 2 più 2 uguale 5, no, 2 più 2 fa 4. E ragazzi, la mia discalculia è incredibile. Madonna, proprio il volume è 0. Madonna, questi si vede che vengono da TikTok. Oh mio Dio, è identico! Ma perché è venuto così bene? Cazzo, ma è venuto identico! Perfetto.
Porn VPN, ok. È tipo devo scrivere una mail a Striscia per andare a Gabibbo World. Vabbè, questo l'ho visto. Non l'ho capita però. Buttermans and how to use them. Gatto, oddio che carino, guarda. Guarda come le pa- Ok, mi ha fatto ridere. La neve fa puzza. Ti è scaduta la sub, Andrex? No. Aist, buttalo fuori dal gruppo. No, non è vero. Risico Napoli. Oh, Gesù. Put another root beer in a cowboy mug. Another root beer. Root beer, no, root beer. No, root beer, no. So much root beer. Gross, furry. Hold on. Let me get this straight. When I dress like a giant anthropomorphic raccoon, it's nasty. But when Walt Disney has a billion-dollar company dedicated to his persona Michael Mouse, it's cool. Well, the difference being one has a job and the other's mental sickness. Io già non posso vedere un cazzo di video in verticale. Poi è tipo rifatto ancora più piccolo dall'orizzontale al verticale. Oh, ma porco due con sti cazzo di video in verticale. Basta! Top 5 metal bar, va bene. Sì, mi sa che il Dinobot ti ha... Si chiama Dinobot? Come si chiama sul server? Da noi si chiama Godzilla, ovviamente, il Dinobot, va bene, giustamente. Niente, Dino vi avvisa che avete commesso reato di cringe, maledizione. Aspetta. Ok, dovevo sistemare la videocamera, era storta, mi dava fastidio. Elenterkun, grazie del nono mese, Cava, grazie del secondo. Guarda il gatto che non sta capendo niente. Tu gli rompi i coglioni. E poi finisce col teppi. Ok. Hamter. Vabbè ragazzi, comunque c'ha bisogno di mandare meme dal 2004. Scegli meme dal 1-10. 4. Mi sta per crashare Discord, credo. No, ok, era solo tipo distrutto. Marzia, grazie del Prime. Classico festino delle bro, madonna. La cosa migliore di questo meme è che la base viene da... come cazzo si chiama? Non è Until Dawn, Until Dawn è il gioco. Come cazzo si chiama sto cartone? No, non sono i Club Dogo. Il cartone Drawn Together, bravissimo. Madonna, sto cartone è tipo da cancellare, tipo dall'esistenza, perché è troppo grave. Faceva delle battute che penso nel 2000, cioè questo cartone nel 2023 non sarebbe mai nato. Ed è il motivo per cui non lo trovate da nessuna parte. È bello, sì, ma è il black humor fatto a cartone animato. Cioè, prendete tipo i Griffin, però mettetegli l'umorismo più nero possibile da ogni minoranza trattata male e altro. Cioè, proprio questo qua, anti-politica ricorre che da 2023 sto cartone. Perché è in verticale sto video? Grazie per questi edit di me che mangio una galletta. Ti conviene immediatamente inviarmi una foto delle palle giù. Allora, io non ho capito. A parte che questa foto mi fa mega cacare perché c'ho i capelli gonfi e sembra una femmina. Infatti non la uso mai. In secondo luogo, mi hanno messo dietro una postazione di Fortnite. Non so per quale motivo, però ok. Mark Bon, grazie al 15° mese. Come si chiama il cartone? Si chiama Drone Together. Bye.
Buonasera, ciao amici, ciao ragazzi, benvenuti in live, sono Gold, come ogni sera vi do il benvenuto in live. Ciao amici, scusate, ho sbagliato un casino di cose per live oggi, un casino, vi giuro, non ce la posso fare. Ciao ragazzi, allora, per chi si è perso la lore, c'è stata una live dove mi sono dimenticato di disattivare un filtro vocale per sbaglio. Vediamo se riesco a beccarlo da qualche parte. Si dovrebbe sentire, adesso non so come si senta, spero si possa, che voi lo sentiate, non lo so, si sente o non si sente, perché mi sa che era Western Filter. Si sente? Che è un plugin e niente, fa ridere perché io posso tipo aumentare o abbassare il volume a mio piacere. Aspetta, prova. E no, come non mi sentite? Adesso mi sentite? Adesso mi dovreste sentire. Stavo testando. Si dovrebbe sentire doppio. Spero di no. Spero di sì. Si dovrebbe sentire. Ci siamo. Allora, ho una voce strana. Ciao ragazzi, bentornati nel mio nuovo video. Io sono Poldo, ho 15 anni e questo è il mio primo gameplay di Minecraft. Allora, stasera andiamo a uccidere i Blades e soprattutto Eren Blades. Sono un soggetto molto pericoloso. Il nuovo film di Super Mario è molto bello, nonostante molte persone se ne siano lamentate. Il fatto che queste persone se ne siano lamentate è perché sono dei cazzo di bambini, oppure degli adulti rompicoglioni. Ok, basta. Scusate, non fa ridere. E perché non fa ridere? E che non fa ridere? Vabbè, niente, quindi questo meme è effettivamente molto... molto... umorismo da blur, sì, capito? Cioè, abbassi il pitch o altro, fai... Sium! Capito, hai fatto. Niente, questo meme è bello, proprio relatable. Oh no, Andrex. Dimmi che è Manuel Aschi. E Snitex. No, è Dexter. Sì, è Dexter, coglione, ma la canzone è cantata da Snitex. Brutti deficienti che mi fate... Dexter, non è Dexter che canta, è Snitex. Nella canzone di Dexter. Stupidi! Dai, no, hai ragione, ho esagerato. Però nel momento in cui dico Snitex, ecco, bom. Grazie Alice che regala la sabba ad Andrex. Ma no, perché... ah, perché gli era scaduta. Un ottimo gesto, grazie Alice. Crazy. L'ho visto e ringrazio che abbiamo la sanità diversa in Italia. Questo meme quindi è relatable per l'America. Oggi è il compleanno di mia mamma e lei ho dei puzzle. Madonna, stavo vomitando. Madonna, mi è uscito il reflusso gastroesofageo. Il fatto che non ci sia audio e questo video è mandato da Ratorix Puzza potrebbe essere una delle cose più cringe dell'universo.
io da chi manda l'utente spesso, cioè dall'utente che manda il video spesso devo capire se skippare o meno. Tipo questo qua è una foto di un gormito, quindi e sta giocando ad Hollow Knight, quindi il meme lo posso aprire. Tubo d'alluminio. La pasta. Tubo di cartone, ok? C'è quello di vetro? Ah, eccolo. Tubo di ceramica, bello. Tubo spugnoso. Tubo legnoso, bello. Cazzo, quello di Lego. Questo non mi piace. Tubo italiano 2. Tubo di canna. Bello questo. Di grafite. Grave. Tubo di uranio. Questo è il metal, tra l'altro col trademark, è l'originale. Boia, questo è bellissimo. Il giallo! Il giallo! Where are you going? Home. Where's home? Home. A place where I can go. Allora, dovete capire che c'è Nova che nell'ultimo mese mi ha continuato a inviare continuamente ogni tipo di meme riguardante John Pork solamente perché sta seguendo la lore di questa cosa di TikTok e gli fa ridere. E io sto morendo e quindi sto seguendo pure io. Questo è del Parma Calcio, tra l'altro, e questa è la cosa peggiore. Extric che regala una sabba The Ice Spider. Ottima scelta, grazie di cuore per aver regalato la sub. Potete consigliare di guardare il documentario di Chris Chan su John Pork. Questa è una spigola! Il sedia pesce. Questo screen è bellissimo. No! 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 È stato così sad. Grazie a Lollo per il quinto mese e grazie a DigiTV per il ventunesimo mese. Ormai ho imparato a pronunciarlo, Digi. Animale troglodita! Faccia per cazzo con tu dita e arriva a fanculo! Ma quello di Scarface. Bella, molto divertente. Grazie di cuore, utente. Ah, è vero che sta tipo in ospedale. Che cazzo c'ha la leucemia? Ho visto news a cazzo di cane. Oh no. No, non si fanno meme su una persona che sta male, tranne se è Silvio Berlusconi. Comunque, per caso alla pizza live ti riferivi a Furizon come fuori convention in Italia e in Trentino? Sì, mi riferivo a quella. Oh mio Dio, stai impazzendo! Fammi vedere! Niente. Vabbè. Buona Pasqua. Madonna, che merda quella canzone! Cos'è? Cosa ho detto in questo video? Nintendo Switch! Non mi ricordo nemmeno perché ho fatto sta storia! Nintendo Switch! Grazie Nintendo per la Nintendo Switch! I'm going to commit great crime! I'm going to bust nuts! Questo video è falso o è vero? Questo è un average otaku moderno. Le donne sono come Carglass. Prima ti riparano, poi ti sostituiscono. Ma perché seduto su una lavatrice e un amplificatore? Non mi ricordo. Sto pensando a riprodurmi proprio come un coniglio. Ok, prendiamo questo meme. Lo segnaliamo. No, lo buttiamo fuori dal server. Ok, elimina messaggio. Fatto, a posto. Reato di furri? E invece no! Ok, a posto. Oddio, bellissimo! È un cappello per i tacos! Quando premi il pulsante si... È incredibile. È incredibile. Tra l'altro hai un'immagine profilo molto bella. Dammela. Consegnamela subito. Dammi questa foto.
dammi questa cazzo di foto, è bellissima, dammela subito. Mandamela su Instagram. Hai 3 secondi per mandarmi questa foto su Instagram. Dopodiché sparo. È troppo bella, è troppo carina questa papera con questo caffè. Mandami subito la foto su Instagram, mi incazzo. Grazie Wally, me la mandi, è molto bella questa foto, grazie. Ciao moi. Anche questa è molto bella. È un edit sugli uccellini. È un cazzo di edit sugli uccellini. Proprio tipo Mega Dubstep. Get the fuck out. Fuck out. Vabbè, questo va vecchio. No. Va bene, ok. Non credo sia vero, però nel dubbio. Reato di TikTok, ma vediamo che cos'è. Bambini che litigano, pugni al tavolo, trasformazione in Goku, lanciato il tavolo. La parte divertente, ragazzi, è che si è trasformato in Goku, hai capito? È quella la parte divertente. Quella è Bertra. Niente, ormai c'è una wave di personaggi. Che cos'è questa mod di Opera GX? Pipe. 10 minuti di silenzio rotti occasionalmente da tubi che... No, assolutamente no, bro. Ma assolutamente no, non se ne parla. Ce l'ho avuto per una live e mi è bastato. Madonna, ma Lion è così fuoco che ha letteralmente detto... Mamma mia, ma perché? Ma perché cazzo è? Questa cosa è sbagliata perché poi i coccodrilli si fanno male tra di loro. Ho visto un tizio che spiegava perché è sbagliato. No, ma gli ho dato una martellata in testa, poverino. Bella questa foto. Trova le differenze. Tette? Cappello? No, tette ce l'ha anche qua. Ah, ok, no, gli manca solo il cappello. First date, no, basta, Animal Studio, basta, non mi piace sto meme, non mi dispiace, non mi piace, non ci posso fare niente, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Oh sì, gocciolino fierta. Ok. No, io non sono Nico Cato Avocado, è lui Nico Cato Avocado, avete capito? Non sono io. Apodemio, foglio io. Oreo bones? Step 1, gently smash. Boia. Chissà che è male tirare un pugno in una scodella di Oreo. Shrimp cake flip, motherfuckers. Fucking shrimp cake flip. Bello sto meme. Beh, ecco, il meme dello shrimp cake flip è un meme che era bello, è durato quelle 2 settimane. Basta. Fine. Lo ricordiamo come un meme d'oro e non è arrivato a tal punto a diventare cringe. Madonna, ma i gatti sono stupidi. Eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. TikToks! Scusa, è stata una lezione eccessiva. No kiss before marriage. Questo l'ho visto un sacco di volte. Gatto arancione uguale scemo. Sì, ma guarda questo cane. Ma non fa così, tipo il verso non è questo. E poi sorride. Prima vomita lo schifo e poi sorride. Magic. Ma che è fatta con la cumma, ma che schifo. Blea. Kid name and let's finger. Play football. Basta. Basta. Ce lo dirò alla maestra che hai detto culo. Poteva essere fatto meglio. Che cosa cazzo è? Che cosa Dio santo è? Ma che cos'è? Sembra un coso di carta stagnola, però lunghissimo. No. Quando ho fatto questa cosa? Quando cazzo? Siete stati sucati, mi dispiace anche.
Jax, scusa, puoi dirmi il contesto di questa clip? Cioè, da dove arriva? Dove l'hai trovata? In che modo è arrivata? In questo... Va bene. Me l'aspettavo, però mi ha fatto ridere comunque. Mi aspettavo un jumpscare o qualcosa di improvviso, tipo questo. Peck. Ok, questo me l'avete mandato. Inner meme che non capisco. Basta sto format. Che palle. Scusati con Peppe Brescia. Povero Peppe. No, dai, non è troppo cringe. Mi dispiace Peppe Brescia. Che mia... devi dire ai tuoi fan che sono un po' fastidiosi quando mi vengono nei direct a chiedere che ne pensi di Peppe Brescia. Che ti devo rispondere? Palermo? Che cazzo vuoi che ti risponda? Comunque i meme con gli animali ho scoperto che mi piacciono. Non so perché. Solo ho visto, ok. Cosa abbiamo visto prima? Gli uomini veri non vanno dallo psicologo. Seguono Dario Moccia e odiano le femmine. Qual è la source di questa roba? È un libro vero? Bevanda 100% vegetale, gusto latte. Questo non è latte. Put your dick away, Walter. I'm not having sex with you right now, Walter. Ah, ok, Jax. Allora non ne ho idea. Oh mio Dio. No! Un'ora tristissimo questo. The lock is impenetrable and the guards don't have an access key. Hey, look. I found the key. Cioè qualcuno, pur di non aspettare che arrivasse il video originale di Bowser che suona Peaches al piano, ha fatto il green screen della registrazione al cinema. Se è vero che ci sei, ciao Jackson, buon rientro a casa. Ciao Stanksy, grazie al settimo mese, benvenuti ragazzi. Se volete entrare nel gruppo Telegram per divertirvi con altri mimas, punto esclamativo Telegram, e il bot vi manda il link in chat, cioè non in chat, ve lo manda in privato. I heard if you shake up your sprite for a long time and put in the freezer for 10 hours, ma non come la dura. Alright, check it out. Perché te... non credo comunque, credo ci fosse un filo. Urla tipo, che cazzo. Meno male che ho controllato la durata. È una gif di sedia che taglia i views. Cioè qualcuno ha fatto una gif di sedia che taglia i views. Funziona solo con i sub. Ah, non l'ho specificato. Gino Platino, grazie al quinto mese. Eccolo qua. No, no. Io non ho paura. Ornitoringo. Da faccia a buco. Minchia faccia a buco, ma come fai ad essere così divertente? Ci sono? Monkey Por. Oddio. Cioè, ti spunta qualcosa se lo cerchi. Oh Gesù Cristo. Oh Gesù Internet. Cose che esplodono a caso. Ma è bravissimo, bravo. Ma come fa a suonare così bene? Ah, ma è il team di Star Wars. Bravissimo, gatto. Ottimo fiato, Micione. L'edit però mi è piaciuto. Tu sei C17, vero? Ciao, user. Purtroppo sì. Mi hai scoperto. Ma chi te l'ha detto?
Vabbè, facciamo così e basta. Risolto. Ah, il mio bene più prezioso. Chiaramente non prezioso quanto te, mio unico. SpongeBob click, clip non... cioè, fuori Herschel contesto sempre Mondays belle. Because he has to persist on leftovers rather than freshly made lasagna. Garfield, non ha cazzo con quegli occhi in sto cartone. Allora, in Italia non c'è molto questa cosa, ma vi posso assicurare che in America c'è una wave allucinante di meme su Garfield. Qua in Italia c'è Shrek come principale. Ok, Garfield è memato anche qua in Italia, ma vi posso assicurare che in America è pieno di subreddit, gruppi Facebook, roba su Twitter, molto molto related a Garfield. Vi posso dire che la percezione che ne hanno là di Garfield è quasi la percezione che noi abbiamo del Gabibbo. Ormai ci ha stufato, ci ha rotto il cazzo, però loro hanno tipo la deep lore che hanno ogni versione di Garfield, ogni apparizione di Garfield, dai fumetti ai film, eccetera eccetera. Ovviamente è molto più intenso di un meme come il Gabibbo, era giusto per farvi il paragone. Però vi assicuro che in America c'è proprio pieno di community che parlano di Garfield. Marty McMorty, grazie all'ottavo mese. Noi abbiamo la lore del Gabibbo, che poi, cioè, l'ha fatta io Toby la lore del Gabibbo. Miau! Oggi i meme sono di qualità. Blè, Luca, guarda, un otaku Albano! I delfini! Quanto dura sto video? 12 secondi. Vai. Vabbè, questo è vecchio come la fame, però è sempre bello. È il team di Pooh rallentato. Minchia, ci ho messo un sacco per capire dove ho già sentito questa canzone. È il team di Pooh però slow down con una mela. Ma perché criminalità? Oh no, le lotte illegali di Bolzano, episodio 12. La sconfitta di Jakes. Madonna, questo è uno dei migliori capitoli. La Marvel posso imparare. Ma questo è il tennista, tipo. Un pacco un po' speciale. Ok, non era il tennista, a quanto pare l'ho confuso. Shut the fuck up! Bosnia exists in Middle Ages! You have no idea! No brain cells! No genital! Mi ha fatto ridere l'accento. Yes! Oh my god! It's all... Beh, era una O, effettivamente. No, vabbè, com'è? Come Frank Matano in LOL, chi ride fuori? Capybara, capybara, coconut. I got a Glock in my room. Che l'avevo visto, però non mi ricordavo il fattore della metanfetamina. Grazie Rukak, grazie al Tiarune, grazie Freya per il Prime e Fiher 049 del quarto mese. Minchia, tutti con la F. Freya e Fier. Non guardare il prossimo, finisce. Grazie, grazie, un arlecchino che mi hai avvisato, me lo sono schivato. Madonna, bro, dai. L'ho visto. Uomini muscolosi che fanno i uomini muscolosi. Allora, questo tipo a me fa anche spaccare, effettivamente. Però vi posso assicurare che tipo in Italia adesso c'è come trending sta roba di alcuni tizi muscolosi che vanno in... Nelle... tipo nelle piazze famose, tipo che ne so, Piazza Duomo a Milano. Vanno là, si mettono a camminare tipo a petto nudo d'inverno affinché la gente li guardi, no? Ecco, quelli là è fottutamente cringe.
Ma in generale la wave di tizi muscolosi su TikTok è molto... Che andiamo mio amico Roberto e io vogliendo pallozzo. Sto spin. All my friends are toxic, ambition is so rude and always neg- Ha saltato lui però, è colpa sua. Ciccio, che è? Minchia, sanduciorba, godo. Ma perché Ciccio Gamers ha il testo di sanduciorba? Ma sta cosa va, non va bene. Comunità rumena, rise up. Ti odio, riccio di merda. Ciccio, la reference in Checco Zalone. Ma in che film? Proprio in Checco Zalone. Vai. Stupiscimi, meme. Ma perché? Perché mi hai rotto il cazzo! Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando. Io sì. Però no, ci sono, no, è vero. Secondo te? Devo lasciare il posto fisso. Che adesso, questo meme è bellissimo. Adesso svegliati. Perché il sogno del cantante è finito qui. Beh, però è vero, cioè, ci sono le reference. Cioè, io le ho viste, questo video è la prova. Oh shit. It's fucking holding me. Look at that. It's fucking holding me. 15 hangers. You gotta be shitting me. Alright, so I think 15 hangers. Ci ho messo un sacco a capire che sono gruccette. Come si chiamano? Stampelle, staffelle, stancelle. Come si chiamano? Si chiamano grucce. Gruccette, grucce. E nemmeno io capivo che era. A me sembrava tipo una fascia, invece erano grucce. No, Jax, non hai ricevuto il tuo. So thick, smooth, oh, and creamy. Now this is the way yogurt should be. Allora, Jax, io credo che questo qua sia l'originale, perché io, nella versione che ho visto io c'era... Ciao, sono Dearless Raptor e sfrutto i miei sub per fare gli iscritti. No, che è una cosa... Diego, perché sei così incazzato? Oh mio Dio, questo è la casa di Topolino, la grafica è quella. Oddio. Cazzo, è una Breaking Bad references in la casa di Topolino. Ma poi è accuratissima, guarda. Guarda i Baker, la tuta. Madonna. Però fanno la green meth. Poi da me ancora non te l'ho detto. Cosa, Extric? So fare la voce di Topolino. Grande. Comunque, mi mancava la reference a Breaking Bad nella casa di Topolino. No, uomini si approcciano un tizio che piscia. Gli pisciano addosso e diventa uno di loro. Perfetto. Just look at this goofy office. Nah, that's crazy. Ma questo fantasmino qui, cioè, è parte di qualche leggenda, perché mi sono perso la lore, però l'ho visto da qualche parte, tipo su Reddit o altro. Mi devo andare a cercare che cazzo voleva dire. Però ero molto incantato, bello. Il tizio riceve un mattone, però fa il perro indietro e il gatto... Niente, sono rimasto estasiato dagli ultimi 3 anni. Ok, letteralmente io comunque. Peter Griffin però con la... ecco. La filigrana. Ok. Credo che questo sia uno dei meme più cursati e brutti che io abbia visto oggi, nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese, nell'ultimo anno. Io, vabbè, credo che questo sia meritato questa reazione. Ma che cazzo?
Ma che ma è veramente Heisenberg? Cioè la parte di Mr. Fog It. Non c'è su questo. Ma è in Italia perché è italiano. Bello Mr. Fog. Bello. Tutta la verità su Frandor Simile che per anni ha terrorizzato Catania. È stato lui. Matteo Messina Denaro, no? Perfetto. Piz! Ho portato le buste all'ospedale. Mamma. Il panda, un animale tenero. Guarda. Ok, sarà cringe, si rovina. Ma questo è proprio fatto sul momento, grande. Perché secondo me anche il Gabibbo ogni tanto. No! Che figura! Sono. Il Gabibbo Slim, tipo 100 KPH. Che è KPH? King Perry Horny. No, poverino. I am depressed. Next time eat a salad. Ancora una volta, ciao ragazzi. Ok, va bene. Madonna che palle, guarda sto meme è relatable allucinante. 14enne medio quando esce la nuova puff, gusto sotto palla, l'astro abigal. Avete rotto i coglioni, questo bisogno di stare H24 con un pisello in bocca. A sto punto, mamma mia che fastidio, che fastidio, che fastidio, fastidio. Allora, per chi non sa cos'è la puff, è tipo una sorta di mini cosino di queste dimensioni, che è una praticamente una sigaretta elettronica con dei tiri limitati, circa 800-1000 tiri se non sbaglio. Una volta che tu fai questi 800-1000 tiri smetti, cioè non, come dire, non ha più l'effetto della puff. La cosa peggiore di queste puff è quello che è stato generato, ovvero il fatto che è molto popolare tra i minorenni, sia per il costo che, ok che è alto, però non lo so, fa figo, è molto più versatile. C'è chi non lo sa, molti non lo sanno, molto più versatile. E la cosa peggiore è che alcune puzzano tremendamente, alcune sanno di scoreggia, ma quella non è la come si chiama, la puff, quella è un'altra, si chiama, non mi ricordo, però le puff sono anche quelle là tipo alla fragola. Le IQOS sono quelle che puzzano a merda, giusto? Le IQOS sono di scoreggia. Le puff generalmente non puzzano, però vedi tutte queste ragazzine che hanno sto cosino e fanno. La cosa peggiore è che quelle cose hanno una quantità di nicotina pazzesca. Ve lo dico io che ho smesso di fumare. Cioè, quelle cose hanno una quantità di nicotina che a 16 anni, a 15 anni ti fondono il cervello. E la cosa peggiore è che, essendo che non li puoi comprare da un tabacchino normale se sei minorenne, ho notato che nelle stazioni sta aumentando questa cosa incredibile di letteralmente spaccio, cioè persone che vanno a prendere ste puff vuote dai cassonetti o altro, le riempiono con liquidi fatti da loro, con nicotina loro, e poi le rivendono. Ok, questo è letteralmente spaccio, questo è letteralmente direttamente nelle scuole, madonna, nelle discoteche o altro, questo è letteralmente spaccio, le vendono a metà del prezzo, chissà che cazzo ti entra nel corpo, AIDS, lo schifo più totale, non sai niente di quella roba, e quindi minorenni spesso a volte le vengono a, da me 5 euro la compri sul pullman, capito? Capito, cioè questa roba è grottesca, maledizione, ed è una cosa che negli ultimi anni sta, cioè negli ultimi mesi soprattutto si sta come dire sviluppando. Equivalgono a se, no guarda, non so farti il paragone, so solamente dirti che quella roba è veramente il male. E per quanto io abbia smesso di fumare grazie anche alla sigaretta elettronica, perché poi dalla sigaretta elettronica ho fatto proprio basta, non ho proprio smesso di fumare, ti posso assicurare che quelle puff ti danno una carica pazzesca di nicotina, che mamma mia, cioè una sigaretta, a questo punto fuma di una sigaretta normale e vaffanculo. Verde a Citerbolina, grazie per i 100 bit. Ciao Poldo, sto di merda, aiutami. Tieni. Tieni, questi sono per te. Te li voglio regalare perché così stai meglio. Grazie per i 100 bit.
Davvero, grazie di cuore. Voglio ringraziarti per quello. Mi sento tipo Fieric quando donavo agli streamer, capito? Solo che io non li ho donati veramente, ci devo pagare l'affitto. Salvatore Leonardo, grazie del TR1. Ciao, bello, grazie del Prime. I soldi dello spaccio. No, questi qua, ragazzi, ve l'ho spiegato prima. Io vado nelle stazioni a rivendere le paffe. Secondo voi come faccio ad avere tutti questi pezzi da 5 euro? Gengivo Show, grazie del secondo mese. Che cos'è questa roba? Va bene. Ho fatto la cacca per te. Ah! Ma tu tieni tutti i tuoi soldi nella scrivania? No, li tengo in un cassetto perché adesso devo pagare l'affitto domani mattina e quindi li ho ritirati per pagare l'affitto. Funziona così. Then something just snapped. Something in... I meme di Goku Arbor mi fanno più ridere. No one Lithuanian special events. Non l'ho capita. Oddio, sei un vero bomber. Grazie. Mozart che pensa di essere il migliore. E quindi chi è il migliore? Ah no, era proprio Mozart. Ok, pensavo che poi spuntasse un altro pianista. Grazie Frogsoup, grazie del quarto mese. Tutto in contanti, chiaro ragazzi. Non bisogna lasciare traccia. Sto scherzando. I murdered Sonic the Hedgehog. Oh mio Dio. I'm Joe Biden and I approve this message. Biden blasto! No, comunque questo era Cicchellitto, il tipo. Qualcuno vuole incatenarlo? No, non è vero, dai, smettetela. Poi si scopre veramente. This art is very accurate. Sei sky, sunny side of pyramid, shady side of pyramid. Ma vaffanculo. Oh Gesù Cristo, Dio, che schifo. Oggi, oh, dimmi, no, sai quelli là che mangiano i cocado avocado? Come si chiamano? Non i Tuskies, Takis, qualcosa del genere, però tipo alla cumma. Manga, anime, Netflix, adap. Perché è Trunks, ma i Shosha? Non l'ho capito. Cioè, non trans, Trunks, il personaggio di Dragon Ball. Questo è la mia mano che fa hip hop. Io faccio hip hop con le mani. Lo sapete fare hip hop? Si fa tipo così. Puoi fare anche il moonwalk? E praticamente non avevo modo di andare a imparare ballo, quindi ho imparato ballo delle mani. E... non è hip hop quel... va bene, basta. Non so perché ho visto tipo 15 secondi di sto tizio che ha picchiato una sedia. Vabbè, Xiaomi. Verde Cederbolina, grazie di 100 bit. Non mi hai fatto sentire meglio. Parliamo dell'ascesi di Schopenhauer, che con quei soldi sappiamo solo noi a cosa servono, birbantello. Dai, non fatemi spiegare di nuovo a cosa mi servono, con pure il retroground del perché mi servono. Japanese girls in anime. Basta con sta wave di Mike Shosha, ma che va fatto? Ok, pensavo ci fosse il plot twist. Dove posso comprare una rana? Non per motivi sessuali. Sono al supermercato, sono al market per una rana, ma non so dove e che tipo di rana voglio. A frog, I want to get a frog from. Ah, che cosa voglio da una rana? Mi piacerebbe avere la rana non per ragioni sessuali. Ah no, mi piacerebbe che la rana fosse blu e non per ragioni sessuali. Ogni informazione sarà utile e grazie in anticipo per le persone che mi aiuteranno nel mio viaggio per trovare il mio pet dei miei sogni. Perché ha specificato due volte non per motivi sessuali? Humorous, emblem of trolling. Oh mio Dio, è tipo l'unico anello. Bellissimo. Qualcuno me lo stampa con la stampante 3D, per favore. Totorrina, che fai qui? Baby, che fai? Lascia solo che ti sciogga.
Ok, ok, Dottorina. Mi sei piaciuto, grazie. E i 2 milioni, grazie per il 29esimo mese. Ci baciamo nella bocca. Ok, questo è vecchio, ma la fame. Gesù Cristo. Tra l'altro, sapete che Diego Armando Maradona è morto.